entrano in campo le due formazioni guidate dalla terna arbitrale di quest'oggi. Arbitra Davide Podimeni. Altro tentativo però fallito, e dunque occhio a questa occasione con il destro del numero 12 di Lagaric. Attenzione a Bavoni, se ne va Bavoni, la mette in mezzo per tutto libero, e ancora il gol di Bavoni che segna dunque l'1-0. Non è addomesticato molto bene da Bavoni, se la sposta sul sinistro, dentro il pallone, ottimo per il destro vincente del numero 18 Giuseppe Imbarcato, che dunque fa 2-0. Attenzione alla reazione rabbiosa della Gric, che deve provare a... Il pallone messo in mezzo, arriva l'uscita sicura. Il protagonista di questo primo tempo, siamo qui col mitologico Carlo Miretta. Che cosa ci puoi dire di questa sfida in questo primo tempo contro Logaric? Beh, stiamo andando bene, è una bella partita. Buona sfida, guerra, buon tutto. E all'esame francese, je donne nous, donnons. Pour toi, que frassoni, origine italienne, pour toi, la sensation de le match, et qu'est-ce que vous pouvez faire dans le second temps? C'est un match assez équilibré. Après, on a pris deux buts sur deux erreurs d'inattention. Après, on va essayer de corriger ça. Après, on verra bien en deuxième mi-temps. Perfetto. Dice che quindi devono cercare di pareggiare giocando meglio possibilmente del primo tempo, ma ce la possono sicuramente fare. Bonne chance pour le secondo. Buona fortuna. C'è posizione per Lagaric, pallone messo in mezzo. Attenzione che sbuca per Frassoni, che prende in pieno il palo. L'avanzata della Gric. Pallone messo in mezzo per Frassoni, la posizione regolare. Frassoni! 2-1, accorcia le distanze Logaric. Ancora Corio, in area di rigore, la mette dentro per il colpo di testa mancato da Artelanu, era a un metro. Se ne va il numero 4, la mette in mezzo, trovando con un rimpallo il destro sul palo. Esce tra gli applausi scroscianti il numero 5, Miretta Carlo, il recordman di Sportland. 0 secondi, è finita qui la rappresentativa sposta, il batto è 2-1, Lagaric, grande applausi tra subito, adesso ci sarà la premiazione. Bene, io ringrazio tutti quanti voi, anzi Carlo Miretta, qui di fianco, facciamo un applauso imperioso a Carlo, vieni. Carlo, vieni. Merci à tous les amis. Les amis de Milano. Pour moi. Merci, merci. Ancora una seconda giovinezza. Naturalmente. Eccoci dunque con i grandi protagonisti di questa sfida, Bavoni da una parte e Sébastien dall'altra. Allora, comincio con lui, mi arrangio poi fra gente. Qu'est-ce que tu penses avec de le match, ton sensation et si il peut être en prochaine fois? Alors, le match était équilibré, presque égalité, c'était très intéressant. On est très content d'avoir joué contre ces très très bons joueurs. Et on a très envie de les recevoir en France et de refaire le match retour. Oui. Dice che sarà molto contento di fare il ritorno, è stata una sfida molto equilibrata contro ottimi giocatori, purtroppo hanno perso, però questo insomma è il calcio. Passiamo invece da te, insomma un gol decisivo, il primo di questa partita. Adesso insomma le sensazioni che avete dopo questa sfida molto bella, anche in un clima molto pacifico e molto sereno. Sì, loro sono stati molto bravi perché ci hanno pressato, ci hanno attaccato e hanno contrattaccato bene, perché sotto di due poi alla fine stavano recuperando, quindi complimenti a loro.
l'invito noi lo accettiamo molto volentieri e andremo volentieri da loro a giocarci la rivincita e a passare una bella giornata sicuramente come quella che sarà oggi. E sicuramente grazie anche e grazie a tutti. Esatto, sicuramente magari anche migliore visto lo smog che sta per che c'è su Milano, insomma. Quindi noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento sempre sui canali Sportland.